Ogni giorno siamo qua per darvi alcuni consigli, informazioni, tenervi comunque compagnia con l'almanacco oroscopo. Oggi è il 10 di marzo, ciao da Mauro, San Macario. E vediamo i compleanni. Joseph Blatter, il dirigente sportivo, è nato nel 1936. La bella Eva Erzigova, modella cecoslovacca, è nata nel 1973, proprio il 10 di marzo. Proverbio del giorno: la luna e l'amore, quando non crescono più, calano. E adesso seguiamoli. Dall'Ariete ai Pesci i nostri 12 segni. Ariete, potrebbe ritornare in discussione una proposta di qualche tempo fa. Ciò che credevate di avere definito, invece, si riproporrà con toni molto più accattivanti. Se la cosa vi è letta, fatevi consigliare dal vostro intuito, che in questi giorni è particolarmente brillante e concreto. Toro, una giornata che parte molto tranquillamente e su toni decisamente pacati non vi farà minimamente pensare a qualche repentino cambiamento. Invece, un certo tono di voce, un certo sguardo, un certo profumo vi manderanno praticamente KO, eppure si tratta di una persona che conoscete già. Gemelli, oggi il vostro atteggiamento risulterà troppo alterno per passare inosservato e tantomeno per essere tollerato. Riuscirete a trattare chi vi sta intorno in certi momenti benissimo e in altri malissimo, il tutto senza mezzi termini. Il vostro nervosismo e la vostra ribellione si trasformeranno nel corso delle ore serali in una stupenda carica erotica. Niente male, quindi. Cancro, oggi non vi sentirete contenti, eppure probabilmente non c'è alcun motivo per sentirvi così insoddisfatti. Ma è come se vi mancasse qualcosa per essere perfettamente a posto e continuerete a rimuginare su questa sensazione senza riuscire a venirne a capo. La profondità di certe riflessioni vi colpirà. Leone, sarete disponibili a quel chiarimento che vi verrà dato, ma lo farete per pura cortesia. In effetti non vi interessano le parole di quella persona, ma farete sicuramente di tutto per non farglielo capire. Il vostro bisogno di sentirvi effervescenti troverà il giusto sbocco nella serata che state per organizzare, dove riuscirete ad emergere. Vergine, vitalità ed ottimismo vi regalano momenti di entusiasmo. Vi sentite molto aperti nei confronti di tutti e siete disponibili a chiacchierare senza mai fermarvi a valutare come, con chi e di che cosa state parlando. Non dovete fraintendere certe parole, forse non nascondono alcun sotterfugio. Invece di mettervi sulle difensive, cercate di capirle meglio. Bilancia, incontrerete un personaggio nuovo che desterà in voi da subito forti dubbi sulla sua sincerità. È probabile che siate vittime delle vostre stesse paure e che l'ansia vi faccia immaginare cose non vere. Meglio una serata tutta casalinga, dal sapore di cose semplici e tradizionali, che un'uscita fuori casa chissà dove. Scorpione, la giornata si presenta alquanto movimentata, soprattutto se siete in attesa di qualche interrogazione o di cambiamenti nel lavoro. Più che sentirvi pronti a morderla la situazione, avrete la sensazione di doverla subire e questo non vi piace affatto. Le pesanti critiche da voi mosse a una persona amica verranno riviste questa sera su toni completamente diversi. Sagittario, oggi potrete raggiungere e definire ciò che avevate lasciato in sospeso in attesa di una maggiore chiarezza di idee e soprattutto di maggiori certezze. I rapporti con gli altri saranno improntati su tanta cordialità e tanta voglia di scherzare. Ottima la forma fisica, grande entusiasmo, perciò lasciatevi andare. Capricorno, una persona accanto a voi dimostrerà chiaramente il suo stato di paura. Aiutatela infondendole più fiducia e offrendole la vostra comprensione. Vedendo voi così determinati e sicuri, si sentirà subito meglio e spronata a reagire. Darete il meglio di voi in una discussione tra amici. Le vostre opinioni troveranno la completa approvazione da parte di una persona che vi piace. Acquario, oggi vi sentite piuttosto strani. Avete la sensazione di sentirvi improvvisamente limitati, di non poter essere all'altezza di certe situazioni. In realtà il limite è un preciso contorno nel quale vi siete rinchiusi per una forma di pessimismo. Organizzare un prossimo fine settimana insieme agli amici vi ricaricherà sicuramente di fiducia. Pesci, non potrete molto contare sulla vostra capacità di chiarezza mentale. In effetti, davanti al problema, tendete a drammatizzare. Vi sarà difficile uscirne con qualche soluzione soddisfacente. Controllate maggiormente la vostra sensibilità. Nessuno voleva offendervi o mancare di tatto nei vostri confronti facendo quella certa affermazione.